Buon salve a tutti per la 40ª volta in questo video dedicato al Torino Comics. Per chi di voi si è perso l'altro video, faccio un riepilogo piccolo piccolo. Sono andata il 18 dicembre alla fiera del Torino Comics speciale per Natale, diciamo, e ho voluto dividere questi video in tre parti perché secondo me farne uno tutto attaccato era impossibile per non farvi sorbire un video di tipo mezz'ora. Quindi ho voluto separarli in tre parti. Questa è la parte, diciamo, dove io ho fatto, diciamo, gli acquisti. Ho comprato delle calzatine. Calzatine per me hanno un valore, quindi era importante, anche perché ho promesso appunto a un ragazzo che mi ha fatto una cosa, che se vi faccio vedere, che l'avevo pubblicizzato perché è veramente fantastico. Partiamo da questo presupposto. C'erano tantissimi stand, quindi io e il mio amico ci abbiamo messo ore e ore e ore per scegliere cosa comprare, perché avevamo un budget molto limitato. Vi do un consiglio: quando andate a Torino Comics, portatevi dietro una barca di soldi o un bancomat illimitato. Non fate come noi, che siamo poveri, e già per pagare l'ingresso, se ci fanno lo sconto, siamo felici. Io, appunto, ripeto, sono entrata con lo sconto come cosplay, un cosplayer lì, perché, meno male, ho risparmiato 3 euro che ho speso dentro, ma va bene lo stesso. Allora, cosa ho acquistato? Una cosa che non vi potrò vedere, ma ve la farò vedere magari nelle immagini che potrò. Io e il mio amico abbiamo provato, dopo tanti anni, il Ciupito. Che pare una cosa stupida, ma dopo tanti anni ci tenevamo, visto che lì c'erano tutti i tipi. Io ho preso il mio e lui la pesca, che era servito in una specie di coppino, un bicchierino, tipo di cono col cioccolato. Vi lascio poi, come vedete, tutte le immagini. E che costava tipo 1 euro, quindi è una cosa tanto, sì, proviamola. E cosa ho comprato? Allora, in primis, come molti diranno, perché l'ho preso? Allora, ho fatto un giro di tanti bancarelle, ripeto, perché volevo un poster di Harley Quinn e il Joker, perché ci tenevo tantissimo. Non ho trovato nessuno che avesse insieme Harley Quinn e il Joker. L'ho visto solo di persona, che poi anche lì lascerò le immagini, magari in questo video o nel video precedente, se vedete un po' come spartirmi tutta la roba che ho fatto. Allora, ho girato varie volte ma non li ho trovati. Allora, c'erano dei disegnatori molto bravi che erano in uno stand. Ci ho pensato varie volte, ci ho fatto avanti e indietro perché ero incerta. Quindi ho detto, ma sì, dai, mi piace questo ragazzo che mi disegna. E ho detto, lo farò rincoglionire, poverino, perché mancava veramente una mezz'oretta alla chiusura. E noi eravamo ancora lì a cercare qualcosa da prendere. Io ho preso già una cosa all'inizio, però poi vi farò vedere. Allora, questo qua ci tengo in particolare. Allora, questo qua me l'ha fatto questo ragazzo, che poi lo incornicerò perché me l'ha fatto praticamente in 20 minuti. È stato veramente bravissimo. Io sì, è una versione un po' modificata perché ho voluto far fare i capelli di Harley Quinn rossi. Perché io ce l'ho rossi. Me l'ha fatto sul momento ed è bellissimo, c'è pure la firma. È veramente bravissimo a fare queste cose. Io lo poi adesso il foglio lo incornicerò perché lo voglio appendere qua dietro, perché mi piace tantissimo. Ha un valore comunque affettivo e tutto il resto, perché il rapporto che abbiamo io e il mio amico è un po' come Harley Quinn e il Joker. E quindi poi mi piacciono come personaggi, mi piace la storia in generale, e quindi ho voluto farlo così. Il ragazzo è stato veramente bravissimo, perché me l'ha fatto da matita, l'ha ripassato poi col tratto, con i pennarelli, l'ha colorato, tutto. È stato veramente bravissimo, contando che mancava pochissimo tempo. E mi ha chiesto veramente un prezzo veramente irrisorio all'inizio. Infatti, tant'è che ho apprezzato il suo impegno, gli ho dato un po' di più. Anche se magari avrei voluto dare di più, ma purtroppo non avevo soldi. Quindi ti ringrazio infinitamente. E lascio giù nella descrizione, nel post in evidenza, la pagina dove potete trovarlo su Facebook. Cosa vi interessa? Penso che comunque faccia anche magari altre fiere, altre cose. Veramente bravissimo, ne vale veramente la pena, è stato veramente fantastico. E ci sono anche altre persone, ovviamente, perché sullo stand io ho preso questo, così sono riuscita a rintracciarlo. Questo qua, che sotto appunto c'è il sito di Facebook, ma comunque basta scrivere sopra lo scarabocchiatore. E ci sono vari ragazzi
che io ho postato appunto il disegno e mi hanno taggato il ragazzo, poi gli ho richiesto mentre l'amicizia e tutto, l'ho seguito su Facebook e mi ha detto grazie mille e tutto il resto, detto, sì, visto che sono, tra virgolette, una youtuber, ti pubblicizzerò perché veramente il lavoro che hai fatto, a parer mio, è bellissimo perché a me piace veramente tanto, cioè io so disegnare discretamente, ma lui veramente ha una dote naturale, veramente bellissima, perché per fare una cosa del genere in pochissimo tempo. Poi tra l'altro è stato di una gentilezza infinita perché era in un altro stand, poverino, che magari stava facendo i cavoli suoi, è venuto per me perché l'hanno chiamato. Quindi veramente grazie. L'altra cosa che ho acquistato è la bancarella di Harry Potter, che era una delle prime, quella un po' più economica. E questa qua, che faccio vedere, che è la lettera di Hogwarts. All'interno di questa lettera praticamente c'è... Allora, cioè, ce la posso anche fare. Beh, in generale c'è, vi lascio poi anche le immagini se riesco. C'è, allora, il bigliettino del treno. E poi, qua purtroppo c'è un problemino perché è insorto. Purtroppo perché magari avevano tante buste preparate, queste cose qua. Non è colpa assolutamente della ragazza della bancarella, magari perché loro le fanno sul momento, quindi non do colpa a nessuno, per carità, anche perché per il prezzo che l'ho pagata io sono felicissima così. Dovevano esserci 3 fogli, ce ne sono due, però preventivamente io ho contattato la pagina di Facebook e mi hanno detto che mi invieranno da per posta la lettera, la parte mancante, perché ho letto sullo stand che dovevano essere i pezzi in totale, se non sbaglio, 4. C'è il bigliettino del treno, che è un po' due le parti, e poi c'è la lettera di ammissione, sì, scusate, la missione si chiama, ovviamente tutto in inglese, e poi c'è un altro fogliettino con quello che serve per andare ad Hogwarts, il regolamento, penso che sia tutto il resto, spero che si legga bene, tutto il resto, lo ingrandisco. Qua. E poi ci dovrebbe essere la mappa, se non sbaglio, del castello di Hogwarts. Io ovviamente con tutte le cose che ho preso, perché non c'era solo questo, nel senso che avevo anche, a un certo punto mi sono tolta i pantaloni, ne avevo sotto un altro paio, non è che sono da giro nuda, ho tolto i pantaloni perché sono un di caldo, quindi avevo tantissime cose in borsa e avevo appunto il disegno che era rotolato insieme al poster del mio amico, avevo la felpa, tante cose, quindi ho contato a casa direttamente perché non mi sono messa a sbustare la roba, però comunque la ragazza è stata molto carina perché ovviamente mi ha fatto anche la fattura, quindi tramite la fattura sono risalita a, se vi può interessare, ovviamente questo è un disguido mio, non è che, per carità, trattano tantissime cose bellissime, quindi sono stati gentilissimi anche a risolvere questo problema, contando che il negozio è a Verbania, penso, e lo potete trovare su Facebook, che si chiama Dimensioni Anime. Io così l'ho trovato appunto. La busta, infatti, io l'ho pagata solo 5 euro. Che ovviamente per quello che c'era dentro ne valeva la pena. Sono felicissima, infatti, di averla perché è veramente bella. Ci tenevo ad avere proprio una cosa di Hogwarts, cioè, ma c'era tantissima roba. Cioè, c'era l'imbarazzo della scelta, veramente. È un souvenir che comunque volevo perché non avevo tanti soldi. Quindi ho detto, c'è questo. E niente, questi sono stati i miei grandi acquisti, essendo che non sono ricca. Purtroppo sì, questi sono stati i miei acquisti. E avrei voluto prendere tutto. Nel senso c'era il cappello di Pikachu, c'era tanta roba bella, veramente. C'era il pupazzo, pupazzi, ciabatte, vestiti. Cioè, i vestiti erano bellissimi, ma i prezzi anche tanto, tanto belli, i prezzi, mamma mia. E veramente, c'era tanta roba bella, per carità. Però Lemonades erano quelli che erano e poi dovevamo che mangiare in teoria, sai, non si può morire di fame, però comunque sono stata contenta, magari l'anno prossimo quando ritorneremo magari con un po' più di soldi e mano a mano compreremo qualcosa di carino. Io adesso stacco perché il video sta durando più del necessario, la mia memoria non terrà mai tutti questi video quando dovrò montarli. Saluto, buone feste a tutti. E niente, ci vediamo in un prossimo video che non so quando sarà, ma allora, questi qua usciranno esclusivamente in modo anomalo, non so quando, perché voglio pubblicarli prima della vigilia di Natale, e quindi al massimo usciranno a
a catena, perché ci tenevo a farli, sinceramente. Vi seguo tutti, lasciatemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se c'eravate anche voi, ho tolto il mio comics, se vi faceva piacere, se vi piace quello che ho comprato, se non vi piace, se non vi piace non mi mettete dislike, vi prego, non so, ne ho già tanti da altre persone che sono molto cattive. Un saluto a tutti.